C'è un luogo dove gli spiriti si vedono giorno e notte, dove non servono cacciatori di fantasmi più o meno seri e nemmeno servono i loro strumenti per rilevare la presenza di varie entità. Sono spettri che non si fanno desiderare e si mostrano in tutta la loro inquietante immobilità. Dove si trovano? Sono tutti riuniti nella piccola chiesetta di San Giorgio di Lukova, a nord-ovest della Boemia, nella Repubblica Ceca. La prima pietra di questo edificio venne posata nel 1352 e, poco tempo dopo, a lavori ultimati, si ebbe la consacrazione ufficiale. Ne ha viste di cose, questo edificio. Ha attraversato indenne la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, fornendo sempre un sicuro rifugio ai fedeli. Ma nulla poté contro l'intonaco logorato dal tempo che nel 1968 si staccò in parte dal soffitto e crollò mentre si stava celebrando un funerale. Nessuno rimase ferito, ma l'interruzione di una cerimonia tanto delicata venne presa come un chiaro messaggio. I fedeli non erano più i benvenuti. Da sempre ritenuto un luogo indistruttibile, deluse profondamente i credenti, che cominciarono a sospettare che ci fosse la mano del diavolo dietro il cedimento del soffitto. La chiesa era forse stata abbandonata dallo Spirito di Dio che fino a quel momento l'aveva sempre protetta? Il maligno aveva preso il sopravvento e li aveva subito cacciati con una pioggia di calcinacci. Le dicerie cominciarono a diffondersi a macchia d'olio. La superstizione e la fantasia fecero il resto. Mancando i fondi per rimetterla in sesto, venne lasciata così com'era, assumendo nel tempo un aspetto sinistro che, unito alle dicerie già circolanti, scatenò la nascita di storie su malefiche entità che si aggiravano tra i banchi, attorno all'altare e nel giardino che la circondava. Autosuggestione di massa? Può darsi. Sta di fatto che cominciarono a registrarsi molte testimonianze di persone che, avventuratesi all'interno della chiesa, videro delle ombre scivolare lentamente lungo le pareti e poi svanire, oppure che sentirono un bussare di nocche sul legno dei banchi, oppure ancora udirono voci incorporee sussurrare delle preghiere. I bambini nati dopo l'incidente crebbero guardando a quella chiesetta isolata come al covo di varie entità non proprio amichevoli. Si dovette giungere fino al 2014 prima che lo strato di leggende venisse spazzato via da menti meno influenzabili e più interessate a salvare questo piccolo gioiello architettonico medievale. Un professore del Dipartimento di Design e Belle Arti dell'Università della Boemia Occidentale chiese ai suoi studenti di creare un'installazione artistica da allestire in varie chiese abbandonate. Jakub Adrava sapeva benissimo quale chiesa avrebbe ospitato la sua opera. Partendo dalle leggende che gravavano da tempo sulla chiesa di San Giorgio, prese spunto dai timori degli abitanti del villaggio di Lukova e pensò di creare un'installazione formata da una serie di statue in gesso raffiguranti proprio dei fantasmi. Oltre a concretizzare le paure umane, volle altresì rendere omaggio ai tedeschi dei Sudeti, che prima della Seconda Guerra Mondiale abitavano le zone per l'appunto dei Monti Sudeti e pregavano ogni domenica nella chiesetta. Secondo la storia, i tedeschi dei Sudeti, pur rappresentando il secondo gruppo etnico più popoloso della Cecoslovacchia, la stima è di 3 milioni di individui, non ottennero mai lo stato di nazione riconosciuta e dopo il secondo conflitto mondiale furono cacciati e costretti a migrare in massa verso la Germania. In pratica vennero sempre considerati invisibili dal paese che li ospitava, un popolo fantasma che non era né interamente ceco né interamente tedesco. L'artista ha quindi mescolato le leggende popolari alla storia, dando vita a un'installazione che spaventa e fa riflettere al tempo stesso, giocando con la fobia inconscia della morte e commemorando gli esuli di quelle terre. Grande intelligenza artistica per un risultato degno di nota. L'intento era altresì di attrarre l'attenzione su questo prezioso edificio storico e di salvarlo finché si era ancora in tempo,
ma la piccola comunità di sole 700 anime del villaggio di Lukova offriva un bacino limitato di persone che, arrivando a stento a fine mese, non potevano permettersi di contribuire materialmente. Come fare per raccogliere i fondi necessari al suo restauro? Come attirare l'attenzione del pubblico? Diffondendo le immagini e qualche video dell'insolita installazione nel web. Detto fatto, l'opera d'arte ha reso questa chiesetta un luogo inquietante e affascinante e l'ha trasformata in un'attrazione speciale che ha cominciato ad attrarre sempre più curiosi da tutto il mondo, molti dei quali sono stati ben felici di fare delle donazioni per il suo restauro. Ci troviamo davanti una schiera di fantasmi di gesso, 32 per la precisione, a grandezza uomo, rappresentati nel più classico dei modi, con un lenzuolo a nascondere qualcosa che è meglio nessuno veda. Siedono sui banchi, silenziosi e immobili, ma danno l'impressione di essere in procinto di muoversi per far frusciare il candido lenzuolo che li ricopre. Il trio di figure in piedi, accanto all'entrata, regala all'atmosfera già tetra un qualcosa in più. Stanno assistendo a una messa eterna, le cui parole nessuno può ascoltare, tranne loro. La figura centrale del trittico in piedi sembra reggere tra le braccia un bimbo e fa pensare a un battesimo celebrato nell'oltretomba. Sono statue, diciamocelo, terrificanti. Lasciano intuire la forma della testa, delle spalle. Il corpo sparisce poi tra i drappi e le pieghe del tessuto. Il resto è lasciato all'immaginazione che, non appena varcata la soglia, si scatena ad aprire tutti i cassetti della memoria dove custodiamo i ricordi più cupi dei film horror visti al cinema. Alcuni turisti, quelli più sensibili, fanno dietro front 2 secondi dopo essere entrati, sopraffatti dalla paura, tanto sono realistiche quelle presenze. Altri entrano senza problemi, ma continuano a guardarsi a destra e a sinistra mentre percorrono la breve navata, tentando di convincersi che il movimento che hanno visto con la coda dell'occhio è solo frutto dell'immaginazione. Una volta che sono cominciati i lavori di restauro, l'atmosfera spettrale non ha tenuto lontani gli abitanti del villaggio, che sono stati ben lieti di tornare a celebrare la messa in compagnia dei lugubri ma innocui fantasmi. Un modo per farsi perdonare di aver trascurato quelle mura e di averne sparlato per generazioni. Le grigie figure ancora oggi strappano brividi lungo la schiena e risatine nervose, mentre gli occhi del visitatore corrono di continuo dall'una all'altra, sapendo benissimo che sono fatte di solo gesso, ma ciò nonostante desiderosi di verificare che nessuna si sia mossa. È decisamente una storia paradossale, quella della chiesetta di San Giorgio di Lukova, un santuario che si credeva infestato dagli spettri, che è riuscito a riscattarsi proprio grazie a essi.